Siamo con il portiere del Real Terracina, Minchella. Dunque, gara per ampi tratti in svantaggio. Poi sono arrivati i 3 punti qui sul campo del Pala Rosselli. 3 punti veramente importanti. Sì, sono 3 punti veramente, veramente importanti. Questa è una squadra, lo United Aprilia, la mia ex squadra, che l'anno scorso sono stato qui, sono stato bene fino a dicembre, poi per motivi personali sono dovuto andare via. E è stata una grande partita, ben giocata, a viso aperto, molto dura, molto combattuta, contrasti, però alla fine è stata molto leale, diciamo. E ognuno ha fatto la sua partita, siamo riusciti a portarla a casa dopo essere andati in svantaggio per 4-2, se non sbaglio, siamo riusciti a riprendere e siamo andati in vantaggio. Una grossa prestazione della nostra squadra e grande merito è del nostro coach player Matteo Leia, che impegna parte della sua settimana per preparare al meglio tutte queste sfide importanti da vertice. Siamo lì, ci divertiamo giocando, ce la giochiamo, dove andiamo ce la giochiamo a viso aperto e il risultato poi lo dirà il campo. Siamo con Esposito, dunque gara che sembrava in cassaforte dopo il 4-2, poi è arrivato la rimonta del Real Terracina. Sì, intanto complimenti a tutti perché è stata una bellissima partita e abbiamo disputato noi una buona partita anche loro, quindi nel complesso abbiamo giocato bene. Sì, ci è mancata forse un po' di cattiveria che non ci ha permesso di vincere questa partita. Comunque, al di là dello scontro diretto perso, comunque non cambiano le ambizioni dello United Aprilia. No, assolutamente, noi continueremo a fare il nostro meglio per poter vincere il campionato. Ci proveremo, anche se non sarà facile. E niente, ancora è lungo e ci proviamo, insomma.